Alla Galleria Vittorio Emanuele in via Orafi a Pistoia, il senatore Matteo Richetti ha presentato il suo ultimo libro, Presidente, non avrà la mia fiducia, per chi non si riconosce in un paese che funziona così. Partendo dal discorso in Senato in cui nega la fiducia al governo Conte, Richetti ripercorre le tappe del suo dissenso politico, dal ritiro dalle primarie del Partito Democratico fino all'alleanza con Carlo Calenda. Beh, il libro tenta da un lato di raccontare il perché di una decisione che è tutta racchiusa nel titolo Presidente non avrà la mia fiducia, del giorno in cui decido di non votare la fiducia al Conte bis e di uscire dal PD, che invece decide di fare l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, pur avendo detto esattamente il contrario per un anno intero, pur avendo definito Conte il peggior presidente del Consiglio del dopoguerra ad oggi. E io non seguo quella decisione, insieme a Carlo Calenda fondiamo Azione, nasce un percorso alternativo e poi cerco anche di raccontare però che non è tutto racchiuso in un voto di fiducia, è racchiuso in un tradimento che secondo me la politica e il centro-sinistra in particolare ha fatto nei confronti del Paese, voltando le spalle alle situazioni di maggiore sofferenza, di maggiore difficoltà, chiudendosi in maniera molto autoreferenziale in un racconto di se stesso e non dei problemi delle persone. E forse riguarda anche un po' Pistoia, perché questa è una città che ha vissuto una frattura molto grossa sul piano della continuità politica, proprio secondo me dovuta ad una distanza, ad un'autoreferenzialità che il centro-sinistra non si può permettere. Il libro è tenta di spiegare perché oggi ha ancora un senso fare politica e perché la si può fare solo con atti di coerenza fino in fondo, nel senso che io considero il compromesso una cosa positiva perché aiuta a raggiungere un accordo, un'intesa, ma la svendita sistematica di ciò in cui si crede per garantirsi solo percorsi di governo, no. Continuare ad accedere all'idea che i percorsi personali vengono prima della coerenza delle idee e dei valori porta poi ad elettori che ti voltano le spalle e scelgono altro. Non c'è un caso specifico, non racconto di una città o di un'altra, ma racconto di una crisi profonda dei partiti rispetto alla loro autenticità e radicamento nei valori in cui dicono di riconoscersi. Questo libro nasce da uno shock che io ho provato in quelle ore, in quei giorni, andando avanti e anche un po' andando indietro.